Certamente se gli organizzatori, ma anche chi vi sta parlando, avesse avuto a disposizione la banale sfera di cristallo, per essere un po' più arzigogolati, un buon mazzo di tarocchi, forse avrebbe dato un titolo diverso a questa lezione, perché anziché chiamarla in maniera accademicamente neutra ma precisa, paesaggio, centri urbani, beni culturali, la loro valorizzazione nelle recenti attività del Ministero, che è il tema che considererò, l'avrebbe chiamata magari, essendo il ministro ormai scaduto o in via di prossimo alla scadenza, e certamente scadente come qualcuno sostiene, ma tornerò anche alla fine, non solo alla fine perché è una punta personale, l'avremmo potuto intitolare, ma dico subito perché, avventure e sventure di un ministero, con le poche soddisfazioni che ci sono, ma perché? Perché attraverso il dato apparentemente biografico si coglie un punto che chi sa la storia delle istituzioni o sa il ruolo della scienza amministrazione ben capisce, ed è da un lato un'amministrazione centrale governa le varie molteplici attività, talvolta le anticipa più o meno correttamente, cerca di orientarle, ma il dato amministrativo è di grande rilevanza sotto il profilo dell'orientare i cambiamenti in corso. Allora appunto, ecco perché un po' vi annoierò, anziché fermarmi, credo sarà poi l'intervento programmato, sulla questione così rilevante dei centri urbani e centri storici dentro quel maggior interesse che anche da un punto di vista legislativo si sta attuando rispetto alla questione città. Le città sono poi forme di convivenza politica a se stesse, sono aggregazioni politiche, avrebbe detto il mio antico maestro, sono una sintesi politica dentro la più generale sintesi dello Stato. Anziché trattare espressamente il tema del città urbano, lo inserirò dentro iniziative. Credo possa avere un senso anche rispetto, un significato, un'utilità, rispetto ad alcuni contenuti dei saluti non rituali che mi sono stati rivolti. E allora, primo aspetto, che è fonte di polemiche, no? Il tema della valorizzazione, vi è dentro il Ministero e quindi dentro quelle mentalità burocratiche e amministrative che contano nello svolgersi dei fatti, ma in quel più ampio e più ideologico circuito della cosiddetta intelligenza e quindi degli esponenti della cultura italiana vi è un riflesso quasi pavloviano di tipo ideologico, per cui appena si sente valorizzazione è come se fosse una parola tratta dal lemmario dell'inferno, no? Valorizzazione significa consegnare ai privati, ecco, non è così, no, non dovrebbe essere così, quindi come sempre alcuni concetti vengono poi interpretati in maniera ideologica. Il punto di partenza allora forse è l'articolo 6 del codice dei beni culturali e del paesaggio, cercherò di essere abbastanza preciso anche nelle edizioni in modo tale che ci sia una parte informativa in questa mia relazione che è del 2004, come sapete, il codice, l'articolo 6, specifica che la valorizzazione consiste nelle attività complessivamente intese dirette a promuovere la conoscenza innanzitutto del patrimonio culturale e ad assicurare, il Presidente della Provincia lo richiamava, le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione dello stesso. Ogni tanto farò delle postille, ma solo per richiamare la vostra attenzione. E io devo dire, da vecchio, ormai vecchio, amante della lingua italiana, quello della fruizione è una cosa che capisco poco, però ormai è di uso corrente, quindi come tanti altri termini che non si possono lasciare in margine, non si possono abbandonare, la do però anch'io, che c'è la fruizione del bene e va bene. Fruizione da parte, che qui lo aggiungo ai margini ma merita di essere sottolineato, da parte dei disabili o delle persone diversamente abili. Lo scorso 3 dicembre c'è stata la giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Ricordo che il Ministero, attraverso la sua Direzione Generale per la Valorizzazione, appunto, ha investito oltre 1 milione di euro in progetti finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, per esempio nel complesso monumentale delle Cappelle Medicee di Firenze, nell'area archeologica del Palatino a Roma, nell'area archeologica di Tarquinia, dirette, ma non è un tema da poco,
no? Appunto, come esperimento di rettore con le università, edifici antichissimi ma non pensati per i diversamente abili o per i disabili, la possibilità di far fruire tutta una serie di beni comporta dei costi spesso enormi, no? Non è un problema da poco. Il codice, torno al tema della valorizzazione, aggiunge esplicitamente che le diverse attività di uso, fruizione pubblica dei beni, promozione, gestione e sostegno agli interventi di conservazione tendono all'unico alto obiettivo dello sviluppo della cultura e della ricerca. Qui, se appunto avessi fatto una relazione su venture e sventure di un ministro, avrei detto che una delle maggiori difficoltà, che era un mio impegno iniziale, che non sono stato in grado di comunicare, ma lo dico sinceramente, era: cerchiamo di riportare l'attenzione di tutti, compreso quello strato iperrivoroso di intellettuali che sta attorno al Ministero, sul fatto che il Ministero non è solo il Ministero dei beni culturali, è il Ministero per i beni e le attività culturali, e che la molteplicità degli ambiti ricoperti, gli archivi, le biblioteche, il cinema, comporta uno sforzo culturale enorme, che però deve essere uno sforzo di innovazione culturale, di ritrovare l'unitarietà di questo, no? Cioè, ciò che in altri paesi i ministeri sono tout court, semplicemente e anche un po', come dire, formidabilmente intitolati ministeri dello per la cultura, qui è per i beni e le attività culturali. Non dimentichiamo che fra le attività c'è, per esempio, che è in grandissima sofferenza, l'attività della lettura, no? Questa pur fa capo al Ministero, che c'è una molteplicità, se volete una eterogeneità, ma è solo apparente l'eterogeneità se ritroviamo il fondamento unitario del Ministero. Ovviamente, ecco perché richiamava sviluppo della cultura e della ricerca, ovviamente quando il codice richiama il concetto di valorizzazione del patrimonio culturale, intende riferirsi al patrimonio culturale soprattutto come insieme di beni culturali e paesaggistici. Si prescinde dalla proprietà pubblica o privata e, nell'ambito della sfera pubblica, dalla proprietà dello Stato o degli enti locali. I richiami che spesso si intravedono nelle leggi al legame identitario che unisce le comunità al contesto territoriale, storico-ambientale, portano dunque sempre più a considerare il patrimonio da valorizzare non come una somma di beni, una sommatoria, ma come un tutt'uno, seppure intrinsecamente complesso e variegato. Questa insistenza sulla unità o unitarietà, anch'essa parte, credo, di quello svecchiamento culturale che dobbiamo fare. È pur vero che con le modifiche introdotte nel 2001 al titolo V della Costituzione e relative alla diversa attribuzione delle competenze in materia di tutela e valorizzazione, la prima assegnata allo Stato, la seconda alle Regioni, il concetto di unitarietà è sembrato un po' traballare, se non venire meno. Ciò ha contribuito a rendere più articolata l'opera delle istituzioni. Il codice stesso, peraltro, ha superato le distinzioni, poiché l'articolo 7, se conferma che la legislazione statale fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione e le regioni, nell'ambito di tali principi, esercitano la potestà legislativa, ricorda che è posto a capo del Ministero, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali il perseguire il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni. Attenzione, fuori dal dato formale che ho rapidamente richiamato, il problema sostanziale dei rapporti regioni e Stato è, anche in questo campo, come in altri campi, fondamentale. Ed è fondamentale, di nuovo come insegnano gli studiosi di storia delle istituzioni, la prassi molto più che il dato formale. La prassi dice che, così come rispetto ad alcune, non a tutte, ad alcune regioni d'autonomia speciale, lo Stato non ha potestà, no, perché pertiene, nel caso della Sicilia, interamente alla regione, nel caso delle regioni a statuto ordinario, la questione di a chi compete tutela e valorizzazione in certi ambiti di decisione è un problema fondamentale. Pensate appunto ai piani paesaggistici, no? Qualche regione comincia a rivendicare a sé, ci sono almeno due casi già più avanti degli altri, una sorta di competenza aggiuntiva,
ovviamente determinando poi reazioni e controproposte da parte di chi ritiene che in questo modo il principio costituzionale sarebbe assai meno tutelato. Ripeto, se pensiamo ai beni culturali il problema sembra, se pensiamo ai piani paesaggistici il problema invece è rilevantissimo, soprattutto per alcune regioni. La stretta connessione concettuale fra tutela e valorizzazione e l'oggettiva impossibilità di scinderne gli ambiti operativi non avrebbero peraltro mai potuto rendere effettiva una divisione delle funzioni. Di fatto, Stato, Regioni, enti territoriali devono continuamente, per dir così, confrontarsi, dialogare, discutere, arrivare a quella che è la decisione più ragionevole o razionale. Come e con quali strumenti è possibile dare attuazione a quanto sopra viene appunto esplicitato dagli articoli 111 e 112 del Codice stesso. Il primo, il 111, recante disposizioni in tema di attività di valorizzazione, il secondo in materia di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica. Particolarmente innovativo è stato e resta il contenuto dell'articolo 111. Al comma 1 afferma che le attività di valorizzazione consistono nella costituzione e organizzazione di risorse, strutture o reti, o nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, e che queste attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. Al comma 2 specifica che la valorizzazione è a iniziativa pubblica o privata. Al comma 4 definisce la valorizzazione a iniziativa privata quale attività socialmente utile di cui è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale. Questo in prospettiva è importante, accenno purtroppo rapidamente, ma a temi o questioni che ho visto rilevantissime, appunto, a parte il contrasto subito, le polemiche subito attizzate dall'idea che personalmente ho avuto di dire così come esiste e ben funziona una fondazione Museo Egizio, il sogno milanese coltivato inutilmente per 35 anni di una grande Brera, vediamo se è possibile avviarlo, malmene incolse perché subito appunto questi autorevoli esponenti dell'intelligenza dismette il patrimonio dello Stato, dismette un corno, cioè cerco di costituire una realtà che consenta di innovare, produrre qualcosa di grande e gestirlo. No, quindi c'è una fondazione dove però le nostre categorie sono davvero categorie vecchie, no? La contrapposizione pubblico-privato serve a nulla, non serve a nulla perché da un lato lo statale non è necessariamente identificabile oggi col pubblico, ci sono realtà che svolgono funzioni pubbliche senza essere realtà statali. Ma il campo del privato è il campo del privato sociale. Faccio un po' fatica a immaginare una fondazione come la Cassa di Risparmio, che è totalmente privata, appartiene a un campo che è il privato sociale. Quindi ho l'impressione che alcune opposizioni appartengono a un conservatorismo ideologico di ormai qualche decennio fa. È invece importante appunto che già il Codice 2004 dica la valorizzazione dell'iniziativa privata quale attività socialmente utile, di cui è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale. È evidente che da qui dovrebbero discendere, ma non siamo nelle condizioni nel momento di fare discendere, alcune conseguenze riguardo alla defiscalizzazione. Certamente io ho condivisione totale verso tutte quelle associazioni e gruppi che rivendicano con forza, guardando anche i modelli europei, la defiscalizzazione dei contributi per la valorizzazione dei beni culturali. Siamo, nonostante alcune proposte fatte, nella difficoltà in questo momento di giungere a una significativa defiscalizzazione, mentre invece in qualche misura in questi mesi una semplificazione di tipo normativo è stata fatta sulle procedure appunto di contributo ai beni culturali. L'articolo 112, secondo articolo del codice che richiamavo come importante, si presenta quale ulteriore conferma dell'invito fatto dal legislatore affinché Stato, Regioni ed enti pubblici territoriali siano pronti, inclini a collaborare. Ne conferma, comma 1,
Il compito assegnato allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali è di assicurare la valorizzazione dei beni presenti nei luoghi della cultura nel rispetto dei principi che lo stesso codice indica e la possibilità, comma 4, prevista per gli stessi soggetti istituzionali di procedere alla stipula di accordi per definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione. Di nuovo qui la mia personale esperienza è stata di cercare di favorire questa rete di accordi, devo dire sono a un buon punto in cui, già che sono stati riattivati i rapporti del Ministero con le fondazioni, e le fondazioni che hanno a loro volta alcune attivate gli enti territoriali e comuni in modo particolare stanno in alcuni territori svolgendo un buon lavoro, lo si è riattivato con, si sta cercando di riattivarlo con l'ANCI, è costante, nonostante diversità di vedute ovviamente, con le regioni, ma direi che il tema della cooperazione istituzionale è almeno altrettanto rilevante di quello della cooperazione interministeriale. In ogni caso, anche prescindendo dal percorso scelto per raggiungere gli obiettivi di valorizzazione, ci si riferisca a forme di gestione diretta o indiretta, intese con le quali si persegue l'integrazione fra le istituzioni, è fuor di dubbio che lo scopo comune sia garantire sempre un livello di qualità delle prestazioni rese e del servizio offerto. La prospettiva nella quale il Ministero allora è stato chiamato e chiamato a operare è quella di promuovere e consolidare in sinergia, come accennavo, con altre istituzioni, le attività, le iniziative positive per far crescere, dopo uno slogan ma ci intendiamo sul contenuto, la cultura della qualità degli interventi di valorizzazione. L'intento è far nascere, recupererò alla fine il perché di questo rispetto all'amministrazione, l'intento è far nascere dalle stesse azioni delle istituzioni un contributo complessivo alla qualità dei paesaggi, degli spazi urbani come delle aree extraurbane, attraverso la necessaria attenzione ai valori storico-culturali e l'uso saggio degli strumenti e degli approcci della cultura contemporanea per la corretta gestione del territorio. Con piacere ho sentito ricordare il disegno legislativo, che temo appunto i tempi di chiusura della legislatura non consentiranno di varare, ma che aveva certamente aspetti nuovi, molto nuovi, importanti sull'uso del suolo, che non a caso è, almeno per alcuni aspetti, un disegno legislativo d'intesa fra il Ministero dell'Agricoltura e il MIBAC. Sul tema delle aree urbane e della relativa architettura si concentra oggi un'attenzione significativa. Un'attenzione che concorre a sostenere potenziali processi di rigenerazione ambientale, per dir così, chiedo scusa degli stilemmi, ma sono quelli correnti anche fra gli studiosi, di coesione sociale, di partecipazione democratica, in vista di un benessere complessivo per la qualità della vita delle persone, senza trascurarne la capacità attrattiva in termini di innovazione e potenzialità di investimenti economici. Al di là delle finalità e dei modi in cui si esprimono, che possono appunto essere condivisi o un filo meno condivisi perché hanno quell'inevitabile contenuto retorico che caratterizza magari le finalità programmatiche, io credo che questa delle aree urbane e della relativa architettura sia uno dei temi fondamentali. Piccoli episodi che ne testimoniano l'importanza e anche l'importanza attribuita dal Ministero. Lo si è visto nella selezione per la candidatura italiana al premio del paesaggio del Consiglio d'Europa, un premio biennale che attua un passaggio della Convenzione europea del paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, appunto è una selezione curata dal Ministero stesso e la scelta del progetto realizzato dal Comune di Carbonia ha consentito all'Italia lo scorso anno, 2011, di vincere il riconoscimento europeo, perché è stato valutato questo intervento del Consiglio d'Europa come testimonianza eccellente di un processo di sviluppo nel segno della sostenibilità e di un
progetto, per così partecipato, fatto proprio dall'intera comunità locale. Ovviamente nella sua accezione più ampia, la sostenibilità, questo concetto, questo aggettivo sostenibile che è diventato talmente invasivo da risultare quasi intollerante, io aggiungo sempre sostenibile, poi è importante che sostenibile è ciò che dura, no? Perché, quindi la sostenibilità dentro anche di sé la durata, no? Quindi l'andare oltre le contingenze. Nella sua accezione più ampia, la sostenibilità può esprimersi nelle diverse componenti che concorrono alla qualità del progetto, ma anche nello studio di soluzioni che consentono appunto il permanere nel tempo dei risultati conseguiti. Siamo pressoché tutti consapevoli di come sia necessario oggi promuovere insieme cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti individuali o collettivi. Siamo in una situazione di cosiddetta crisi che non finisce mai, la luce alla fine del tunnel la si intravede con difficoltà e qualche ora la si intravede, l'ora dopo la si vede meno. Credo che, come sempre nelle vicende umane, molto sia rimesso all'intelligenza degli uomini, ma poi la capacità di far discendere dall'intelligenza, della capacità di vedere azioni conseguenti. Non v'è dubbio peraltro che in una situazione di infragilimento complessivo, non solo e non tanto dei modelli culturali della cultura italiana, ma dei modelli culturali forse dell'Europa e dell'intero Occidente, abbiamo un problema di innovazione culturale reale. No? Quindi dobbiamo un po' uscire dai vecchi modelli, cioè tenerli come patrimonio, ma renderli vitali e quindi innovarli. Ciò deve comportare la ricerca di soluzioni progettuali, di componenti tecnologiche innovative per la migliore armonizzazione con il contesto storico, naturale e paesaggistico. Deve comportare lo studio di progetti che coniughino il tema della sostenibilità energetica con le esigenze di conservazione e recupero del patrimonio architettonico. Anche qui l'impegno del Ministero in tale direzione ha portato a specifiche azioni, cito il progetto sperimentale Qualità Italia, progetti per la qualità dell'architettura, avviato nel 2007 con il Ministero per lo Sviluppo Economico, d'intesa con 7 regioni dell'Italia del Sud. La ricerca della qualità attraverso la pratica del concorso deve sempre essere più la forma ordinaria di selezione delle migliori soluzioni progettuali, anche per mettere in campo o alimentare idee innovative e soprattutto per ampliare le opportunità offerte alle giovani generazioni. Qui c'è sempre un dato retorico, ma credo invece sia importante far sì che fra i partecipanti ci siano giovani. In piccoli settori ho sperimentato questo, in qualche caso con successo, in qualche caso fra parecchie critiche. Gli strumenti normativi a favore della qualità e della cura dell'architettura contemporanea vanno adeguati e rafforzati a protezione della qualità delle opere e dei loro contesti territoriali e, nello stesso tempo, della qualità degli interventi di trasformazione e di riqualificazione necessari. Sempre sullo stesso argomento, va segnalato come molte regioni si siano o si stiano dotando di strumenti legislativi che vanno nella direzione della qualità e che costituiscono una buona, non di rado concreta, base di riferimento per le politiche di sviluppo territoriale sostenibile. Una cornice nazionale a tali provvedimenti, oltre a introdurre principi indispensabili di omogeneità o di correzione di eventuali eccessive disomogeneità, ne potrebbe evidenziare, all'occorrenza di definire e meglio delineare, gli aspetti di principio e di valore più generale, anche con forme di finanziamento e incentivazione concreta alla qualità. In sintesi, appare necessario promuovere il confronto su alcuni aspetti centrali e tra loro complementari nella cura del paesaggio. Provo a indicarli. Il primo è la ricerca di soluzioni equilibrate negli interventi di pianificazione e trasformazione del territorio, soluzioni che riducano al minimo il consumo del suolo, che si confrontino con il tema dell'energia rinnovabile e, a un livello di qualità alto, con le esigenze di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Secondo elemento, la capacità di, che è un punto importante, di integrare saperi
esperienze, integrare o far comunicare, saperi, esperienze, competenze per formare e informare i profili professionali coinvolti, per trovare soluzioni progettuali che siano anche frutto di un lavoro partecipato e dell'ascolto delle comunità di riferimento. In termini di innovazione ministeriale, per esempio un ministero che fosse abbarbicato soltanto, anche se comprensibilmente, sulla tutela dei beni che tutti noi riconosciamo come beni culturali, ma non fosse competente sul tema del paesaggio, sarebbe un ministero sì destinato a diventare meno utile fra poco, perché la questione del paesaggio e dell'ambiente su specie culturale diventa sempre più rilevante, quindi una innovazione, una competenza amministrativa richiede anche questo, cioè che alle tradizionali e fondamentali competenze storico-artistiche si affianchino competenze specifiche sul paesaggio. L'innovazione dentro l'amministrazione è un po' più lenta o meno rapida di quanto non succede in altre realtà, ma certamente è una strada questa che va percorsa. Ministero in stretto collegamento con gli enti territoriali e con altre istituzioni che operano per il patrimonio culturale deve pertanto, a mio avviso, dare spazio alla ricerca di soluzioni tecnologicamente innovative che sappiano coniugare le nuove opere necessarie con il rispetto dei luoghi e il recupero, nella misura possibile, dei sistemi tradizionali che gli stessi luoghi esprimono nella loro storia. Questo è il punto più importante, no? Cioè il nuovo che in realtà si coniuga o quasi discende dalla tutela dell'antico, ma certamente non possiamo o non possiamo come principio generale bloccare ogni novità soltanto per esigenza della tutela. È quel problema davvero importantissimo, ma importantissimo anche per un diverso modello di sviluppo del paese, che è il rapporto fra cultura e sviluppo. E questo anche qui, certo che è arduo, ma dobbiamo abbandonare da una parte e dall'altra gli schematismi ideologici e cercare le soluzioni più appropriate. Dunque, il percorso per la qualità può apparire complesso e tortuoso, in quanto passa per sensibilizzazione diffusa dell'opinione pubblica, formazione del personale amministrativo, per forme di incentivazione e promozione, ma è certamente un percorso da fare insieme, perché richiede la disponibilità degli amministratori pubblici, la disponibilità del sistema universitario, del sistema di formazione, degli ordini professionali, del sistema delle imprese. Ma anche qui non sono, come dire, petizioni di principio o dichiarazioni utopistiche per evadere i problemi. Io credo che per avviare quel processo che nel Paese è sempre più necessario di ricostruzione, o processo costituente in sede politico-istituzionale, ma costituente anche nella società, le forme cooperative o le forme federative fra gli interessi della società siano sempre più rilevanti, cioè non si può né aspettare la decisione dall'alto falsamente omogenizzante, né confidare nello spontaneismo, no? Si tratta invece di raccordare rispetto a un obiettivo condiviso, questo è il punto essenziale, i vari attori sociali che sono interessati a quell'obiettivo. Il tema centrale nell'ottica di una politica di ricostruzione, politica coerente, efficace, di governo del territorio che coniughi intelligentemente sviluppo e tutela è quello appunto della pianificazione paesaggistica strategica, ed è questa davvero una priorità nell'ambito del Ministero. Nell'attuale quadro normativo, sempre delineato dal Codice dei Beni Culturali, l'elaborazione dei piani paesaggistici avviene, dedico questo aspetto perché poi rileva sulla qualità e sul centro, l'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente fra Ministero e le Regioni, con riguardo ai beni paesaggistici, aree sottoposte a vincolo paesaggistico, articolo 135,1, ferma restando la facoltà di effettuare congiuntamente la pianificazione sul restante territorio regionale, previa stipula di apposita intesa. L'itinerario è in atto da tempo, siamo in alcuni casi vicini alla conclusione. Occorre richiamare che alcuni dei compiti e delle finalità che
occorre richiamare, scusate, alcuni dei compiti e delle finalità che il codice, a norma dell'articolo 143, assegna alla pianificazione paesaggistica. Prima finalità, la ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia, dalle loro interrelazioni. L'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio, ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio. Terzo, l'individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree che sono state per tante ragioni nei decenni compromesse. E ancora, l'individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento nel contesto paesaggistico degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare lo sviluppo sostenibile delle aree interessate. In sintesi, se è ovvio che occorre considerare processi socio-economici in continuo divenire, il complesso di norme che ho appena richiamato si basa sull'assunto che le trasformazioni debbano comunque avvenire sulla base di un'attenta considerazione di quella stratificata e secolare sintesi di natura e cultura, se posso esprimermi accademicamente, che segna larga parte del nostro territorio, dando appunto origine a paesaggi di straordinaria bellezza. L'attività di pianificazione, lo sappiamo, ha una lunga storia che ha preso le mosse sin dalla legge 1497 del 1939, la legge, la cito, di tutela delle bellezze naturali e panoramiche, che già prevedeva lo strumento del piano paesistico. E ha trovato sistematicità, per questa legge del 39, nel quadro normativo della legge 431 del 1985, cioè la cosiddetta legge Galasso, che opportunamente inseriva la pianificazione nel quadro della collaborazione fattiva e leale fra Stato e Regioni. A questa evoluzione giuridico-normativa, peraltro la legge del 39 è una legge molto anticipante, dicono gli esperti, ha corrisposto a questa evoluzione giuridico-normativa sul piano tecnico-culturale un'attività che nel tempo ha prodotto un quadro articolato di esperienze di pianificazione nelle varie regioni e che ha trovato ulteriore esplicitazione dopo l'entrata in vigore del codice con l'attivazione di numerosi tavoli di copianificazione che vedono presente, oltre al Ministero e alle regioni, a norma dell'articolo 143 del codice stesso, il Ministero dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare. È stato un percorso, l'ho accertato io dopo, non lo conoscevo, che ha registrato parecchie difficoltà, diverse battute d'arresto. Proprio quest'ultimo anno si è cercato di rilanciare questo lavoro in comune con le regioni. Vi è stato un incontro con le rappresentanze di parecchie regioni svoltosi in luglio a Milano, un altro a Roma a settembre, in modo tale da avvicinarsi alla fine alla emanazione di questi piani di condivisi, piani paesaggistici condivisi fra Stato e Regione. Proprio direi 10 giorni fa a Padova non si illustrava il piano paesaggistico Veneto, che probabilmente è quello già pronto per essere approvato. Va altresì notato che un'altra significativa provvidenza introdotta dal codice prevede l'individuazione e la definizione di specifiche normative d'uso delle aree soggette a tutela. Attività questa che non poteva che essere iscritta in quella più generale di copianificazione, alla quale sono applicate le strutture tecniche tanto del MIBAC quanto delle regioni, per la ricognizione di centinaia e centinaia di provvedimenti di tutela, talvolta anche molto datati, no? Discendenti appunto dall'antica legge antesignana di quella del 39. Vorrei anche segnalare come l'attività di pianificazione si pone quale esempio di operazione tecnologicamente aggiornata, stante la produzione di cartografie informatizzate, sulle quali trova registrazione e supporto un patrimonio di dati conoscitivi, compresa la ricognizione non di rado imponente del nostro patrimonio culturale, storico-artistico, architettonico, archeologico,
caratterizzato dalla presenza elevatissima di beni capillarmente diffusi, no? Si ricordavano quelle pavie, quindi disporre anche di questo strumento conoscitivo può sembrare soltanto un effetto a latere, però un effetto importante di questa attività di copianificazione. Infine, credo vada ricordato, come emerge nell'articolato e gravoso impegno delle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte, l'attenzione verso la promozione di una cultura condivisa, in cui si riesca a superare il conflitto fra tutela e sviluppo, nella consapevolezza del valore paesaggio come bene comune non riproducibile, da salvaguardare in sé e questo è il passaggio più difficile, da opportunamente considerare come bene economico. Elenco alcuni temi complessi, ma credo doveroso elencarli, perché appunto anche il bene comune del paesaggio è certamente e primariamente, essenzialmente da salvaguardare, ma non può non essere visto in qualche circostanza come un bene economico. Questo è il punto vero sempre di disaccordo, ma che dovremmo appunto superare con una visione condivisa. Infine, e così arrivo, se non altro discorso, al tema che poi verrà considerato, quello decisivo della tutela e salvaguardia dei centri storici, dei complessi monumentali e anche, aggiungo, degli immobili del demanio culturale, soprattutto se interessati, anche questo è stato ricordato, da massicci afflussi turistici. Dibattito accademico-scientifico, come sapete, su questo quasi sterminato, vi è ora una particolare attenzione dei mezzi di comunicazione sui risultati delle politiche urbanistiche. Credo sia quasi un dramma quotidiano di quasi tutti i sindaci, fatta eccezione per quello di Pavia, no, il dover leggere la stampa e vedere quale tipo di proteste, no, ogni giorno più o meno nuove, nascono sul centro. E devo dire anche io ho avuto la non buona idea di questa direttiva sui centri storici, che a me sembra sensata e ragionevole, ma basta leggere e interpretarla bene, continuo a ritenere che sia sensata e ragionevole, che non si tratta affatto di mandare via gli ambulanti se autorizzati, ma si tratta soltanto di far rispettare il decoro del centro storico, ecco, cosa che da decenni abbiamo un po' dimenticato. Questo vale nelle grandi città turistiche, ma vale anche nelle quelle più piccole, ecco, ma anche questa direttiva appunto mi sembrava ragionata e ragionevole, qualche polemica prevedibile l'ha determinata. Ora, non si può non convenire, credo, sulla necessità di censurare una diffusione incontrollata, alla fin fine selvaggia, perché sregolata, di attività, soprattutto ambulanti, quelle appunto non autorizzate, all'interno stesso di aree o complessi sottoposti a tutela. Basti pensare a situazioni che tutti i giorni vediamo in contesti urbani ed extraurbani del nostro paese, spesso zone riconosciute come patrimonio mondiale dell'umanità. Da un punto di vista strettamente normativo, va precisato che il tentativo di regolamentare l'esercizio del commercio in aree di valore culturale non è nuovo. Già il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali, 99 decreto legislativo del 29 ottobre, ora non più in vigore, attribuiva all'articolo 53 al soprintendente o ai regolamenti di polizia urbana il compito di individuare le aree di valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o limitare l'esercizio del commercio, subordinandolo al preventivo nulla osta della soprintendenza. In seguito il codice dei beni culturali ha dedicato all'argomento ulteriori attenzioni, allargando e integrando il campo della tutela, anche qui lo richiamo solo per scopi fondativi giuridici. All'articolo 10 il comma 4 ha esteso la sottoposizione a tutela monumentale ex lege di piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani appartenenti a soggetti pubblici e realizzati da oltre 70 anni, salvo esito negativo del procedimento di verifica dell'interesse culturale condotto dai competenti organi periferici del Ministero. L'articolo 20 del Codice ha sancito il divieto
di adibire i beni culturali a usi incompatibili con il loro carattere storico-artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione, prevedendo anche specifiche sanzioni penali in caso di violazione. Infine, l'articolo 52, che rettifica quanto già fissato nel merito dal 53 del testo unico, ha attribuito ai comuni, mediante apposite deliberazioni, la potestà di vietare o sottoporre a particolari condizioni l'esercizio del commercio in aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico, paesaggistico. Su questo impianto normativo si è appunto inserita l'attività del Ministero, che già nel 2007 aveva emanato un'apposita direttiva e recentemente, quella un po' criticata, 10 ottobre 2012, pubblicata in Gazzetta il successivo 9 novembre, la direttiva sull'esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale. Qui credo forse non è utile farne l'esame piuttosto analitico che avevo fatto, richiamo soltanto alcuni ultimi punti e mi avvio a conclusione. Credo che noi dobbiamo porre a noi stessi, con serietà, con rigore, la domanda se come cercare di dare risposta vera alla richiesta di fruizione e di conoscenza del nostro straordinario patrimonio culturale da parte del visitatore, in modo tale che appunto la fruizione non ne comprometta l'integrità. Ora, un'analisi anche superficiale delle condizioni del nostro sistema museale italiano evidenzia le difficoltà che le istituzioni incontrano nell'organizzare e attuare linee di intervento in materia di valorizzazione adeguate sotto il profilo culturale e sostenibile economicamente. Con una breve frase cerco di riassumere le tantissime difficoltà, ma l'altra faccia di questa considerazione è che anche in questo caso, come in altri ambiti della nostra civile convivenza, è comprensibile, è legittimo, in qualche caso è anche doveroso formulare critiche, magari critiche aspre, però è altrettanto doveroso dire che tipo di soluzioni vogliamo cercare e trovare, perché se critichiamo soltanto, sempre e comunque, senza proporre una soluzione, la civile convivenza sta in piedi lo stesso, ma non è che fa passi avanti. E allora esemplifico. La Direzione Generale del Ministero per la Valorizzazione ha individuato, parlo dei musei, tre classi di musei. Ovviamente l'altro tema critico, lo si è visto, può essere le biblioteche, no? O la stessa biblioteca splendida qui presente, no? Qualcuno si pone domande, quali sono le ragioni storiche per cui 3, 4, 5 soltanto biblioteche universitarie appartengono al Ministero, non sono dell'università stessa, no? Quindi perché queste tipologie così difformi, che hanno ragioni o storiche fondate o magari banali, come spesso succede nello sviluppo dell'amministrazione, ma certamente una razionalizzazione di queste sarebbe stata necessaria. Dicevo, la direzione ha individuato generale per la valorizzazione tre classi di musei, i grandi musei ritenuti sostenibili e attrattivi, lo dico per esemplificare, che hanno più di 800.000 presenze annue, i medi musei, sostenibili economicamente ma non attrattivi, con più di 150.000 presenze, e infine i piccoli musei non sostenibili con meno di 50.000 presenze. Ora, se confrontiamo un confronto fra questa griglia e il sistema museale esistente, fa emergere che, lasciati a latere i musei di eccellenza corrispondenti a numeri molto piccoli, su circa 470 luoghi della cultura appartenenti allo Stato, solo 40, quindi su 470, solo 40 registrano più di 150.000 visitatori, quindi una percentuale dell'8%. Tutti gli altri hanno affluenze inferiori. E di questi solo il 16% ha più di 50.000 visitatori e l'84% è al di sotto della soglia minima.
Considerato quindi che per il 92% dei musei l'operazione di installazione di servizi di supporto, i servizi aggiuntivi, come si dice, non sarebbe sostenibile, con un'esclusione non accettabile delle maggiori forme di valorizzazione di quasi tutto il sistema museale, considerato altresì che, pur con variazioni di percentuali, le valutazioni finali non mutano se si analizza il sistema dei musei civici, ecclesiastici, privati o appartenenti ad altri titolari, si giunge alla conclusione che è necessario individuare modalità di intervento più efficaci. Ripeto, do però questo come esempio, ma si potrebbe parlare delle biblioteche, l'accorpamento delle biblioteche così, o degli archivi. Una prima riflessione deve essere fatta proprio sul tema della collaborazione istituzionale. Primo presupposto per impostare correttamente un progetto di valorizzazione non può che essere la conoscenza di quel bene, della sua storia, della sua natura, delle relazioni che nel tempo lo hanno sempre più legato al territorio a cui appartiene. Se questo presupposto è condiviso, allora le strategie da definire devono essere diverse per avvicinare il visitatore non solo al museo in quanto luogo di cultura, ma al territorio, ma mi pare che alcune indicazioni anche nei saluti ci fossero, al territorio dove tradizioni, ambiente, arte, archeologia, costumi, gastronomia si fondano su una storia e fanno emergere quella unitarietà della cultura da cui, come problema, avevo preso avvio all'inizio. Perseguire questo risultato richiede capacità di, dobbiamo il termine programmazione, ma insomma di collaborazione, di condivisione di obiettivi da parte dei soggetti istituzionali che intervengono nella gestione del territorio. Ma questo è un dato importante. Dico a margine al Presidente della Provincia che anch'io, personalmente, essendo un abitante fra Monza ed Arcore, come ricordava il Rettore Magnifico, mi sorpresi quando, dovendo andare a visitare tutti, si chiama seriale, non è un bel aggettivo, ma insomma, che ha ottenuto il riconoscimento di patrimonio dell'UNESCO, cioè i siti longobardi, vedo mancare a questa bellissima serie Monza e Pavia. Ma dico io, alle scuole elementari mi insegnavano che a Monza c'era stato un po' Pavia e un po' Monza. Teodolinda, ci avevamo la corona ferrea, e si dice, ma che strano che alla serie del... Dopodiché credo che la carenza di queste due, che a me sembravano luoghi centrali della cultura longobarda, sia dipesa da ragioni antiche, no? Quindi probabilmente si può anche in qualche modo recuperare, ecco, perché ci sono siti che non sapevo fossero longobardi, gli unici due che ero convinto fossero longobardi non ci sono, quindi anche lì ogni tanto c'è... Nella formazione dei progetti, e il progetto partì nel 2000 per avere il riconoscimento, probabilmente qualche incoerenza o difficoltà di comunicazione fra i diversi gradi insomma, interessati alla questione, quindi credo sia recuperabile insomma, la questione del sito longobardo. Un secondo elemento di riflessione, a parte la collaborazione fra i soggetti del territorio, è, anche questo è stato ricordato, la necessità di avere una conoscenza precisa del fenomeno turistico riferito alla parte del territorio che si intende valorizzare. Esistono infatti molti tipi di turismo, no? Il turismo di passaggio, quello che si chiama mordi o fuggi, il turismo erudito, il turismo più locale, il turismo scolastico. Ecco, in questo caso davvero va fatta, credo, a partire dalla piena valorizzazione dei beni culturali e artistici, per dir così, una proposta turistica di un qualche rilievo. Le notazioni che mi ero preparato erano anche altre su altri aspetti, ad esempio ciò che il Ministero ha cercato di fare in termini di gestione dei rischi, in particolare di gestione del terremoto. Anche qui direi l'esperienza dell'Emilia, grazie al cielo, un po' era stata anticipata da quello che era già accaduto e quindi è stato fatto un lavoro, ma riservo gli ultimi 5 minuti ad alcune considerazioni che ritengo forse più importanti per quelli che si occupano di questi temi. Accennavo alle difficoltà che tutte le amministrazioni centrali hanno, nel senso che i tempi di apprendimento culturale, ma anche di modifica culturale, sono un po' più lenti storicamente, direi, ma è inevitabile che sia così. E però lo sforzo di innovazione culturale,
di mentalità culturale necessarie non solo e non tanto sulle soprintendenze che sono spesso e quasi sempre non giustamente criticate o addirittura attaccate anche da qualche sindaco per il loro conservatorismo eccessivo, no? Anche qui l'azione della soprintendenza va vista dentro il contesto ambientale, politico, istituzionale e anche giudiziario in cui le soprintendenze operano, e quindi ognuno si deve assumere la responsabilità di quello che fa, e quindi ha, ognuno poi ha meccanismi decisionali sui propri, oltre, però direi che non siamo nella fattispecie, credo, in cui le soprintendenze bloccano tutto, come talvolta si dice. Credo invece che appunto una innovazione culturale di la tutela e il bene primario, la conservazione essenziale, questa però va nel limite del possibile coniugata con una valorizzazione che anche ha a che fare con un corretto sviluppo economico, sia il vero salto culturale che va fatto dentro l'amministrazione ma va fatto anche nell'opinione pubblica. E questo credo riguarda anche, e qui grosso modo chiudo, il tema dei centri urbani, perché certamente quel pochissimo che il Ministero ha potuto fare sul decoro è probabilmente appunto poco, ma la questione del centro urbano dentro forme di organizzazione della convivenza umana che stanno radicalmente cambiando, no? Perché appunto chi si occupa di storia sa bene che nella storia, questo lo sappiamo tutti, ma nulla è eterno e nulla rimane sempre uguale a se stesso, ma dico, lo Stato così come noi lo conosciamo si sta più o meno lentamente modificando, le sue funzioni si stanno modificando, cresce la pressione, magari il condizionamento di sistemi che consideravamo internazionali, l'Europa, e parliamo ormai di sistema globale, quindi c'è in atto una serie davvero poderosa, talvolta enigmatica, difficile da cifrare, di cambiamenti, e le forme di convivenza cambiano, le città per molti aspetti hanno un ruolo maggiore di quanto non pensassimo fino a che consideravamo le città soltanto come realtà dentro l'immodificabile capsula dello Stato. Non è così, no, le città ritrovano una loro vitalità che non è quella dell'età dei comuni per molti aspetti, ma che sicuramente prefigura e anticipa quel che accadrà domani. E allora forse tutte queste questioni che sembrano soltanto questioni di chiedo scusa perché il termine è preciso, quasi di sopravvivenza o di gestione dell'ordinario, è anche così, ma sono soprattutto questioni di reale costruzione del futuro. Ecco perché credo che fra i tanti compiti nostri vi sia quello, soprattutto rispetto ai più giovani, agli studenti che frequentano i nostri corsi di beni culturali o nelle varie denominazioni, va certamente insegnato, che è teniamo d'occhio il domani e cerchiamo intelligentemente di anticipare quello che il domani ci chiederà. È, chiamiamola così, in senso proprio, una piccola ma importante rivoluzione culturale, o comunque è una modifica e un abbandono degli schemi più antichi e talvolta più inutili. Chiedo scusa se vi ho annoiato con tutte queste disposizioni legislative, ma era un po' il tema del mio intervento. Grazie.